una giornata storica, è un'emozione grandissima, è proprio un'emozione storica, davvero, perché per tanti anni e abbiamo attraversato anche tante legislature, perché questo borgo è stato acquistato nel 2003 quando era sindaco Enzo Brogi. Successivamente il mio predecessore Ivano Ferri ha fatto tanti interventi. Il 4 luglio del 2012 abbiamo inaugurato il complesso museale Mine. E poi noi abbiamo continuato con interventi manutentori, con la realizzazione della Casa della Memoria, fino a partecipare a questo bando e aggiudicarsi l'assegnazione di 20 milioni proveniente appunto dal Ministero della Cultura, fondi PNRR. La soddisfazione appunto è immensa, perché questo rappresenta in qualche modo la nostra memoria storica, l'anima, il cuore del comune di Cabriglia, perché qui abitavano delle persone che sono state in qualche modo esiliate a seguito dei fatti accaduti proprio in questo borgo il 4 luglio del 1944, mi riferisco agli eccidi nazifascisti, ma esiliati anche per gli scavi minerari, perché qui la gente non ha scelto come altrove di andare via per l'industrializzazione, per cercare lavoro, ma è stata costretta da queste cose che ricordava ad abbandonare le proprie abitazioni. Oggi, attraverso questi fondi, ed è per questo che è un momento storico, è un piccolo rinascimento, l'ho definito io, di questo luogo, e credo anche un riscatto dell'intera comunità di Cabriglia, perché qui con questi soldi andremo a realizzare un albergo diffuso, quindi grande attenzione al turismo. Andremo a realizzare una casa che sarà una residenza degli artisti, in cui potranno arrivare ed essere ospitati artisti da tutto il mondo per seminari, realizzazione di opere d'arte, e quindi nobilitare attraverso queste opere il nostro territorio. Saranno realizzati appunto due musei, spazi urbani, e il collante di tutto questo sarà costituito da social housing, perché uno degli obiettivi è quello di riportare la vita. Noi non vogliamo un presepe, vogliamo un borgo vivo e vitale, quindi social housing, attività di carattere commerciale e attività di carattere artigianale, che peraltro con queste risorse saranno anche accompagnate nello start-up. Per 3 anni saranno incentivate queste attività, perché il borgo deve ritornare appunto, come dicevo, vivo e vitale, ed è per questo che è una grande soddisfazione e un riscatto dell'intera comunità di Cabriglia.